Interessante. Comunque, stiamo proseguendo sempre nella foresta dei suicidi. Che se non sbaglio è una foresta che esiste davvero in Giappone. Ok. O meglio, non so se è in quelle parti. Comunque so che è nella zona orientale. Qui abbiamo un dannato. Vi spiegherò bene in breve chi è. Pietro della Vigna è stato un rinomato e un celebre politico, scrittore e letterato italiano del Regno di Sicilia. Fu così celebre in campo politico che diventò prima giudice imperiale e successivamente diventò ambasciatore imperiale. Senza sapere la vera motivazione, finì in disgrazia e fu arrestato nel 1249 come traditore. Tuttora i motivi dell'arresto non sono chiari. Si ipotizza una congiura o un'accusa di corruzione, recando pericolo e danno all'impero. Il tutto citato dall'imperatore Federico II, dannato che avevamo incontrato nel girone precedente. A detta dell'imperatore, Pietro della Vigna si sarebbe macchiato di corruzione, denunciando come nemici dello Stato persone innocenti per poterne confiscare i loro beni. Per questo fu fatto accecare dall'imperatore Federico II. Ignoto però è anche il motivo della morte di Pietro della Vigna, avvenuta poco dopo, se per suicidio o per le conseguenze dell'accecamento. Nella Divina Commedia, Dante Alighieri, provando compassione per il dannato, lo assolve dall'accusa di aver tradito l'imperatore. Giuro di non avere mai perso la fede. Pier della Vigna, signore. Cancelliere dell'imperatore Federico II, non riuscì a difendere l'onore del suo sovrano. Si tolse la vita dopo essere stato rovinato e imprigionato. Lo assolviamo anche qua, come comunque è successo nella Divina Commedia con Dante. Come sempre acceleriamo. Sempre 33. Solo una volta ero tipo arrivato a 40, mi sembra. Comunque, vabbè. Grande potenziata. Bellissimo. Comunque, dai, proseguiamo nella foresta. Carinissimo, anche dare la voce a Dante mentre scivola. Oh. Comunque sono dettagli non indifferenti questi. Allora, questa è una roccia che devo portare là sopra, se non sbaglio. Vediamo un po' se posso calciarla. Chi sei? Ercole. Vabbè. Ho bisogno di vita? Ma sì, dai. Anche se effettivamente, forse con le nuove, comunque, reliquie, ce la stiamo cavando un pochetto, dai, dai. Allora, qua bisogna spingerlo. Sì! Salviamo. Naturalmente il salvataggio è violenza, il titolo. Allora, qua dovremmo riuscire ad arrivare dall'altra parte, ok? Perché noi prima eravamo andati a destra. Qua a sinistra non si poteva andare. Questa voce poi è familiare per Dante, comunque. Non è quella di Beatrice, ma... qui cazzo, mi sa che mi devo dare una mossa. Perché questo è tipo il cuore, mi sembra. No. Ah, ok, dai, no, finché sono questi, ok. Se no fossero quelle benedette zoccole. Scusate un po' la mancanza di francesismo, ma... ok, dai, sì, questo viene giù, me lo ricordavo. Christ. Ah, questo direi di velocizzarci a farlo fuori. Bene. Yes. Forza. Occhio al cuore che pulsa, perché ho paurissima quando cade. Eccolo lì. Bene.
Velocissimo, velocissimo. Questi li devo per forza colpire così, ma... Bastardo. Che cazzo c'è là sotto che mi... che mi danneggia? Merda. Sto morendo, comunque. Dicevo, no, che era facile, tipo così. Qualcosa del genere. Che era un attimino migliorato, ma poca roba. Ok, tu prendi questo. Ok. Vabbè, finché l'alberello... o meglio, il cuore dell'albero non scende, è meglio. Basta? No. Cazzo. Ok. Perché mi scerpi? Non hai pietà. Madre. No. Quando si parte l'anima feroce dal corpo, onde la stessa si è disvelta. Minos la manda al settimo cerchio. Quivi germoglia e surge in pianta silvestra. Nessun corpo, solo dolore. Che non è giusto ch'ogni anima possegga ciò com si toglie. Ma non dovresti essere qui, madre. Sei morta di febbre. Non proprio. Il suo cuore non ha retto alla febbre. Era troppo fragile. Male, male così. Tuo padre dispregiai per ser crudele. Ma debole ero fin troppo a disfidarlo. Così di mia stessa vita mi disfeci. E tu... tu segui nei suoi passi. Perdonami. Mia è la colpa. Il cuore di proteggerti non ebbi. Potrai tu mai perdonarmi? Dovevo... Madre, perché ho perduto tutto? Taluni uomini cambiano, figlio. Altri diventano l'uomo che furono. L'uomo che anelano ad essere. Beatrice era tutto per me. Perché l'ho tradita? È troppo tardi per noi, figlio. Ma c'è ancora tempo per lei. Assolvimi. La mia anima appartiene a te. Devi salvare Beatrice. Lei è innocente. Bellissimo. Incantamenti. Hai trovato un nuovo incantamento, frutto dei suicidi. Vai alla schermata incantamenti per segnare i pulsanti. Ma io toglierei questo qua, che tanto non lo utilizzo. Quello dell'aura nera della lussuria, quindi... Dante schianta a terra il frutto corrotto di un albero dei suicidi, stordendo gli avversari nelle vicinanze. Vediamo un po' così, dai, come funziona. Comunque è spettacolare questa scena qua della madre, anche perché possiamo dire che la donna non aveva la forza di resistere al marito e così si tolse la vita. Poi è stato comunque curioso il fatto che Dante abbia assolto sia il padre che la madre a questo punto. Anche se però Dante nelle sue opere non cita mai esplicitamente la madre, che si chiamava Bella degli Abati. Però comunque sia, ci sono alcuni versi della Divina Commedia in cui Dante fa riferimento alla figura materna e al rapporto affettivo che c'è tra madre e figlio. Come per esempio nel 23° canto dell'Inferno, dove Dante paragona il gesto compiuto da Virgilio a quello della madre che, resasi conto del pericolo, prende il figlio e scappa pensando alla salute di lui piuttosto che alla propria.
Ok, vediamo un po' di sperimentare la nuova abilità. Com'era? B. Bellissimo! E li ha storditi. Dai, interessante. Guardalo lì, Mizzica come voleva prendermi alle spalle. Questi li devo per forza di cose prendere così. Almeno, come sempre, facciamo salire la barra rossa. Quella della brutalità della falce. Tu devi stare buono, eh. Tu, minchia, non mi devi fare incazzare. Guarda, ce n'è anche per te, bello. Vabbè, però come sempre puntiamo tutto su uno. Bella così. Vieni, vieni qua, vieni qua. Bellissimo questo. Madonna. Ma è il dottor Octopus. Vabbè, però mica se non lo pigli. Guardalo. Maledetto. Ok. Dai, è stato tosto, questo scontro. Molto tosto, molto tosto. Di qua? Ok, no, sempre la stessa strada. Va bene. Come sempre c'è anche qua il fiume Flegetonte. Come salgo? Ah, ok, da qua. Mizzica, non si vedeva per niente. Ok, ed eccoci adesso al terzo mini girone nel cerchio. Nel settimo cerchio, sempre. Violenza può essere fatta al divino, rinnegando egli nel cuore. La vendetta di Dio deve essere temuta, no? Qui rimangono i sette re che assediarono Tebe. Non temettero quella vendetta. Or cerca di evitare l'arena cadente. Al bosco ti antistretto. Ok, bene, bene, bene. Salviamo Rena Ardente. Naturalmente il nome del salvataggio è l'Arena Ardente. Qui ci troviamo, come detto, nel terzo mini girone dei violenti, dove risiedono i bestemmiatori, i sodomiti e gli usurai. Dante interroga la sua guida sulla classificazione dell'usura come violenza contro Dio. Virgilio spiega che le disposizioni divine prevedono che l'uomo tragga sostentamento o dalla natura o dal lavoro. L'usuraio trae invece guadagno dallo sfruttamento del lavoro altrui e quindi offende Dio. Qui troviamo il deserto delle sabbie brucianti, la landa sabbiosa e deserta, destinato a coloro che furono violenti contro Dio, dentro una spiaggia sotto una pioggia di fuoco. Qui le anime di coloro che furono violenti contro Dio si radunano a gruppi, in tre diversi atteggiamenti che corrispondono alle loro colpe. Sono sdraiati supini, chinati sulla sabbia infuocata, sotto un'incessante pioggia di fuoco, coloro che si opposero direttamente a Dio, bestemmiandolo e sfidandolo. I sodomiti, invece, che peccarono contro natura, sono più numerosi e in continuo movimento, correndo continuamente sotto il fuoco. Mentre infine gli usurai, i cosiddetti violenti contro la natura e l'arte, in quanto violenti contro il retto operare umano, sono seduti intorno all'orlo del girone, accovacciati sotto la pioggia di fuoco. Coloro che sono fermi soffrono maggiormente a causa della pioggia infuocata che cade lentamente, facendo ardere anche la sabbia. La pena dei violenti contro Dio trae spunto dai peccatori di Sodoma e Gomorra, sterminati dalla pioggia di fuoco, aggravata anche dalla sabbia rovente. Ok, dai, allora, la vita ce l'abbiamo. Ecco qua la pioggia costante di fuoco e la sabbia rovente che comunque ci sarà più avanti. Spero che la rigenerazione costante del mana funzioni, perché comunque
Ora qua intanto un dannato che è completamente bruciato. Devastante. I dannati che si muovono in continuo, perché comunque non possono assolutamente fermarsi. Molto bene. No, io rimango comunque sempre senza parole per la cura che hanno avuto nel fare un videogioco sulla Divina Commedia. È spettacolare. Il notaio è un uomo di cultura. Questo è il maestro. Grande, ce ne manca una. Il maestro di Dante Alighieri. Cicerone fu la mia guida nei pubblici affari. Come è stato citato anche dal dannato stesso, è stato uno scrittore, un poeta e un politico e un notaio italiano. Nel quindicesimo canto dell'Inferno, Dante lo incontra tra i sodomiti. Dante e Virgilio camminano su un piano rialzato rispetto alla landa desolata in cui i dannati procedono nella loro costante corsa, quando uno di loro si rende conto di conoscere Dante e lo prende per il lembo del vestito, gridando di meraviglia. Dante scruta quel viso, interamente bruciato dalla pioggia di fuoco, e lo riconosce, il suo maestro Brunetto Latini. Dante è profondamente scosso e non nasconde verso il maestro una persistente ammirazione. Non potendosi fermare per via della pioggia infuocata, il dannato segue i due poeti lungo l'argine, mentre Dante comincia a raccontare le vicende che lo hanno portato ad attraversare l'inferno. Dopo il racconto, il dannato riprende la sua corsa, raggiungendo le altre anime dannate con le quali condivide l'eterna condanna. Brunetto è il primo nell'opera a toccare fisicamente il poeta, tirandolo per la veste. Il maestro Brunetto Latini, filosofo ed erudito fiorentino, è uno dei primi mentori del giovane Dante. Soffre nel settimo cerchio dell'inferno per il peccato di sodomia. Assolvi. Due in più rispetto al solito. 35. Bontà divina. Chi è Doc? Grazie Brunetto. Ok, allora continuiamo fino a un certo punto. Guarda che bastardo. Questo direi che è la cosa migliore da fare, perché almeno siamo un attimino immuni alla sua, ai suoi danni. Vabbè, che non sembrano tanti effettivamente. No vabbè, però basta. Allora facciamo così. No. Visto che l'altra volta comunque ha funzionato sto attacco. È immune alla croce ma non agli attacchi magici. Bella così. Ti piace Goku? Vado in piena faccia. Devastante con la croce. Nice, nice. Continuiamo, continuiamo. Sì, poi miglioro io semmai alcune cosette in solitaria. Magari privatamente, finito il video, vediamo un po'. Allora, c'è un dannato a sinistra. Ultima moneta di Giuda. Vediamo un po' le informazioni. Per sbloccare anime bonus. Ce l'abbiamo fatta. Le 30 monete di Giuda. E infatti c'è anche comunque un trofeo e un obiettivo che ovviamente non è mostrato, perché comunque io ho già finito il gioco, che diceva ben fatto Giuda. Per aver
Tradito comunque Gesù con le 30 moneta d'argento. Temo di incontrare la morte. Stoppiamo così, vi spiego chi è. Si chiama Guido Guerra. È stato un condottiero e un politico italiano nato circa nel 1220. Trascorse un periodo alla corte dell'ormai famoso Federico II, dove divenne uno dei pupilli del sovrano. La sua figura è anche nota per essere uno dei tre fiorentini che Dante Alighieri pose nel girone dei Sodomiti. Nel 16° canto dell'Inferno, Dante aveva forse bisogno di almeno tre figure per creare la scena dei dannati che girano correndo in tondo per la pena di non potersi mai fermare. Il poeta scelse quindi tre figure prese dal mondo politico e militare della generazione immediatamente precedente alla sua. Persone di grande fama che non devono ingannare per il loro aspetto da dannati, essendo stati in vita uomini valorosi e rispettati. Essere mortale, proteggimi. Abile guerriero e capitano dei Guelfi che indulse nella sodomia e nel versare il sangue degli uomini. Assolvi. Ok, dai, tre rispetto al solito in più. Meglio. La tua sofferenza ha fine. Grande Guidino. Ok. Tra l'altro 10.000 anime, vediamo un po' se posso migliorare qualcosa. Oh, questo è bello. Lancia 3 monili alla volta invece di uno. Ah, non posso. Devo prima prendere questo. E ho 2.000 anime. Lasciamo così per ora, dai. Anche perché non posso acquistare più niente, quindi... No! Devo riassolvere il dannato. No! La tua anima è libera. Ok. Sì, poi ho fatto autoassoluzione per dire ma sì, amen. Chi se ne frega. Però fino ad un certo punto, eh. Vabbè, per uno solo, ok. Per gli altri poi no, me li sono dovuti risorbire tutti. Perché poi è successo che dovevo riassolvere altri, quindi. Ok, dai, scenetta di intermezzo. Abbiamo quasi finito, io sono qua sparato e spero che il video sia uscito almeno. Basta, basta, basta! No, non sta a noi decidere la sorte di queste anime. Quali anime? Noi combattiamo per questo! Non sono come noi! Lottate con me, crociati! Versate il sangue dei pagani! Non è un'infamia! Le loro anime sono già perdute! Mamma mia! La cattiveria! E qua infatti troviamo... coloro! E sono anche tosti, eh. Ok. Tosti, tosti. Allora, vediamo un po' la nuova abilità. Con A. Bellissimo. Ma dura niente, cioè cos'è? E io posso prenderli, no? Tosti, eh? come sempre, l'attacco di Goku è tanta roba. Chi altri viene? Vai all'angolo, sì, Rocky. Bastardo. L'avevo premuto, però, l'attacco del... sì. Il tasto della parata. Molto bene, molto bene. Continuiamo. Attenzione a questi che... Niente, oh. Con l'attacco a presa... Non funziona mai. Occhio al sangue. Al fiume di sangue. Che prima ci eravamo finiti involontariamente dentro. Ok. Attenzione.
Bastardi. Allora, io comunque faccio sempre l'attacco a presa perché... Stavo giusto per dirlo, perché tanto comunque sono immune al fatto che cado giù agli attacchi, giuro, stavo giusto per dirlo. Maledetti. E andiamo solo di croce. No, allora se mi spedite di sotto anche così, mi incazzo. Ok. Reliquia. Dovrebbe essere l'ultima. Ricordo di Acri. Altre informazioni. Penultima. Livello 75 richiesto per equipaggiare. Gli attacchi eseguiti da Dante con la croce non possono più essere interrotti. Ma una migliore dell'altra. Bellissimo. Dopo utilizziamo questa così stiamo parati. Bello bello. Ok. Mamma mia, c'eravamo quasi nel schiattare. Perfetto. È stato un video lunghissimo. Non so come o quanto comunque siano usciti. Spero comunque due. Magari con relativi tagli, quindi. Allora, qua è anche questa cosa qua era in stile God of War. Molto simile. Sempre comunque in quella scenetta che avevo messo nel video in cui fa ricordare di essere in God of War, insomma. Sì, ok. Che per arrivare qua devo spostare questa cosa. E ovviamente ci sarà anche una dolce compagnia con noi. Come sempre. Guarda che bastardi. Vabbè, questi qua faccio che ammazzarli così. Perché poi arrivano tipo all'infinito. Quindi come farming ci può stare. Ma il fatto è che ti rompono. Perché poi, ok, questi qua sono easy, ma... Poi arriverà altra gente tosta. E io avevo parato, eh. Come facevo quella cosa? Ok, dai, così siamo un po' immuni. Lo sapevo che c'era poi il bastardo lì. Uno è morto a caso. Non so come. Sì. Veloce. Sì, ciao. Ok, dai, eh sì, perché sennò... Non stavo più... E ci avrei messo un botto di tempo. Ok, dai, dovremmo essere arrivati alla fine di questo lungo almeno episodio per me. Io vi ringrazio comunque come sempre per la visione. Spero che il video e i video comunque vi siano piaciuti. Se così fosse stato, lasciate un bel like e un commento. Iscrivetevi al mio canale qua su YouTube se non l'avete ancora fatto. E seguitemi sui vari social network che non solo troverete in descrizione, ma che appariranno sempre per magia qua sul video. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Salutare a tutti belli. Alla prossima.